Oh mio Dio. Ma guarda che bello. No, Fere, Fere. Guarda. Eh sì. Guarda. Eh sì. Guarda. Oggi proveremo a fare un qualcosa che è davvero, davvero, davvero impossibile. Abbiamo creato un match privato, quindi siamo soltanto con i consolini, esatto, con i nostri iscritti. E l'obiettivo è quello di far scomparire il lago dalla mappa. Vogliamo mettere delle piattaforme di legno ovunque per far scomparire completamente l'acqua e quindi rendere, diciamo, inesistente il lago della mappa. Sarà, esatto, una roba difficilissima. Non sarà più un lago, sarà, non sarà pieno più di un legna. Lago. Siamo anche in 20, quindi credo sia il match con meno player di sempre, perché abbiamo, sì, spiegato, esatto, ed era abbastanza difficile da capire, quindi non tutti sono entrati. Però sarà una missione davvero, davvero complessa. Fede, dove possiamo andare secondo te per acchiappare un po' di legna? Allora, sono belle queste zone tipo di putrido, qualche posto dove ci sono alberoni. Però siamo troppo lontani. Questo andiamo al magazzino, forse. Che dici? Questo bosco qua con questa fabbrica è il magazzino. Dai, okay, proviamoci. Poi tanto ci saranno anche altri che comunque, esatto, raccolgono, esatto, materiali, esatto, non è che siamo gli unici. Allora, due cose importantissime. La prima, dobbiamo sperare che nessuno spari, perché ovviamente non tutti potrebbero rispettare le regole. La, esatto, seconda cosa è che dobbiamo sperare che la zona non chiuda con il lago fuori. Ed è la terza volta che proviamo. Le prime due volte ha chiuso, perché ha sempre chiuso con la zona fuori. Ovviamente. Ditemi, ovviamente, la probabilità che il lago sia fuori. Ma... No, lasciamo, no, perdere. Non, Fer, parliamone, perdere, che è meglio, ok? Anche perché stavano andando abbastanza bene, tutti stavano collaborando, ma la zona no, perché abbiamo sempre sfiga. Ovviamente. Allora. Qua ci sono ovviamente un pochettino di... li chiamiamo pallet, non sono totalmente pallet, ma quello alla fine all'incirca sono. Quindi prendere legna qua è abbastanza semplice, soprattutto ce ne dà anche tanta. Sì, poi anche questi alberoni te ne danno parecchie, quindi non è male, Steph. Dai, impegniamoci, allora, e speriamo vada tutto bene. Per sicurezza... se ti capita, acchiappati un fucilotto, Fere, così se c'è qualcuno che non sta rispettando le regole... aspetta! Lo freddiamo, ok? Va bene? Che mi succede? È sembrato di sentire degli spari in lontananza, ma non vorrei dire. Dai, facciamo, beh, finta che non era, speriamo, nulla. Speriamo di no. Allora, comunque qua ci sono altre persone, quindi altri player che comunque stanno spaccando legna, non mi stanno neanche dando, okay, picconate, okay, quindi per ora sta andando tutto bene. Io sono bene a 180, tu, Fere? 99. Ma... ma ti impegni un po' a prendere quella? Mi sono distratta un attimino a ballare con quelli. Due secondi e scapriamo la zona, ti prego. Ok, è dentro. Ok, è dentro, non tutto, alleluia, però è dentro in buona parte. Basta, avanza, ce la facciamo, impegniamoci basta, tutti. Aspetta che avvisiamo anche, cioè avvisa anche i costruini che sono con noi, gli dici impegnatevi perché stavolta è dentro. Aspetta, Fere, perché io ce li avevo mutati per fare l'intro e li devo smutare, quindi mi serve un attimino, mezzo secondo. Devo correre, devo essere veloce. Perché qua non c'è il più pallet? Sto posto ne ha brutti. Faceva abbastanza schifo per prendere legna alla fine. Sono soltanto a 218. Io mi sa che inizio ad andare, Steph. Ok, Fere. Così vedo anche la situazione al lago e vediamo un pochettino. Ma Crost come ha preso danno? Non lo so, magari è caduto. Dai. Spacchiamo tutto. Mi piace tutto come collaborano. Mi fanno sempre ridere, è bello. Si sente dentro il progetto. Oh, guarda, sono iniziando a costruire, Steph. Grandi. Davvero? Grandi. Sì. Sono a buon punto? Più o meno. Allora hanno fatto la parte centrale, quella tutta attorno all'isola, okay. Hanno fatto buona parte di quella e poi, okay, una bella parte a sinistra. Stanno facendo un bel ponte, quindi direi che adesso mi unisco anch'io. Perfetto. Iniziamo. Sono in tanti a costruire, Steph. Guarda, è una che buona io ho notizia. Anche 615, quindi sono anche ben messo di materiali, eh. Okay, potrebbe, okay, andare parecchio. Speriamo bene di farcela. Cerco di arrivare, mi sa, direttamente a 999, così andiamo sul sicuro. Tanto sarebbe bello, però non sai c'è che fretta. Cos'è? Sono, mm-hmm, spariti tutti gli alberi qui intorno. Lo so, infatti cerco di prendermeli prima di arrivare. Proprio per quello sto prendendo materiali prima di venire, perché ovviamente tutto intorno si sradica e quindi bisogna prendere i materiali. Guardali prima di arrivare. Bravi, okay, bravi. Tutti che costruiscono, okay, Steph. Lo so fare. Allora, vorrei fare anche gli alberi che ci sono qui sopra, perché comunque è mezzo legna gratis. No, questi qui sopra che non hanno ancora fatto, perché poi rimangono fuori dalla zona e dopo ci farebbe troppo danno. Va bene, quindi preferisco farli ora. Va bene. Ok, la zona è partita. Non seguite me, però andate a costruire. Fate i bravi consulini. Magari hanno finito i mazzi, Fere. Quindi... effettivamente veloci. Comunque di sicuro al posto dove prende più legna era Putrido Pantano. Ma poi da Putrido Pantano arrivare, no, fino al lago troppo lontani sarebbe stata poi dura. Quindi sì, abbiamo fatto un po' tutti questi ragionamenti. Alla fine io comunque 8.40 ce li ho, vediamo un pochino quanto riusciamo a farne. Sarebbe bello riuscire a fare tutto. Inizio, sì, a vedere comunque un pochino di costruzione, no, e un po' bene, di gente però che corre. Stanno facendo un bel lavoro. Grandissimi. Guardate il lago. Inizia a fare il suo effetto, eh. Sì, sì. Oddio, ricoprirlo tutto sarà tosta, secondo me. Bene, ci devi credere. Guarda che abbiamo ancora tanti minuti. Sì. Il problema è che vicino al lago non ci sono bei posti dove prendere materiali. Forse Pinnacoli sarebbe il posto migliore, guarda.
Allora, facciamo così, così io faccio tutta tappo sta parte, tutta questa vediamo pezzo un pochettino. E adesso inizio ad andare. Let's go, let's go, let's go. Facciamo scomparire completamente l'acqua da questo bordo, che dobbiamo essere precisi qui. Non vogliamo vedere acqua di nessun tipo. No, esatto, nessuna acqua. Okay. Guarda tutti che costruiscono. Guarda, stanno distruggendo la casa, Steph. La stanno smantellando pur di prendere altri materiali. L'acqua, esatto, stanno smantellando tutta la casa. Bellissimo. Pur di farsi legna. Bellissimo. Grandi, grandi, grandi. Guarda, qua stanno iniziando a coprire tutto, eh. Sì, sì, sì. Qua sì, stanno sì, iniziando bravi, a coprire bravi, tutto. Bravi. Benissimo. Ok. Ok, ok. Io sto iniziando ad avvicinarmi alla fine dei miei materiali, purtroppo. Anche io, purtroppo. Guardate. Bellissima, inizia a essere bello, Steph. Inizia a essere bello. Spettacolo, spettacolo. Allora, se riusciamo a chiudere un pochino qua e a tappare tutto quel pezzo, non dico tutto, ma siamo almeno a metà zona, eh. Sì. Almeno a metà. Ok, io ho finito i miei materiali, purtroppo. Li ho finiti, comunque ho fatto una buonissima parte anche io. E speriamo. Ho finito i materiali. Ha finito anche lui i materiali. Ok. È normale. È normale. Infatti li finisco anche io adesso. Eccoci qua, finiti. Però iniziate a guardare. Cioè, wow, sta funzionando in pieno. Adesso arriverà la zona, ma chiude davvero due pezzetti minuscoli del lago. Quindi avremo ancora questi 40 secondi e dopodiché tutto il tempo della prossima zona per riuscire a fare un altro po' di materiali e continuare a tappare tutto. Non so davvero quanto ne possiamo fare, ma di sicuro ne stiamo facendo già tanto. E per dire che siamo in 19, è un progetto certo, incredibile. Non siamo neanche troppi, quindi comunque va bene. Stanno collaborando tutti ed è la cosa più bella. Sono giusto i materiali, Steph. Accidenti. Lo so, Fere, non c'è posto dove prenderne. È quello il problema. Vedo gente che sta arrivando adesso, quindi ci potrebbe essere qualcuno con i materiali. Io vado a Pinacoli. Io vado a Pinacoli a prendere i materiali. Vai, e vai, tu vai. Non vieni? Non so. Non è molto lontano? Dai, boh, forse anch'io. Non è molto lontano, perché non sei molto utile essere sti lì a guardare. No, certo. La prossima zona è fuori, quindi abbiamo all'incirca altri due minutini e poi è tutto finito, Fere. Quindi, veloce, prendiamo la legna che possiamo, torniamo lì, copriamo tutto quello che si riesce e godiamoci lo spettacolo. E poi anche se stiamo morendo mi voglio godere il lago tutto coperto. Esatto. Comunque tutti hanno rispettato la regola, Steph. Questa è un'ottima cosa, non si vede un albero da qui a 800 metri, però va benissimo. Infatti, questa volta non ci siamo accaniti su player ma sugli alberi. Sì, esatto. Però tutti hanno rispettato le regole e questa è un'ottima cosa. Sì. Ok, vengo verso giù, quindi stai andando lì. Beh, non so se ormai fai in tempo, Fere. Boh. Vero? Vedi se c'è qualche albero magari in zona, non lo so. Non credo, però magari qualcosina se la sono dimenticata, non ho idea. No. Lo so. Ho un pochettino di mattoni, sto sfruttando pure quelli. Allora, per sento costruire. Gente sparare. Ma credo che stiano sparando a caso, perché 19 player vivi, quindi non mi sembra. Sì, no, siamo sempre... Guarda da qua, guarda dal mio schermo. Oh mio Dio. Qualcuno sta sparando. Vabbè. Stanno sparando. Sì. L'abbiamo appena detto, Steph. Sì. Qualcuno ha tramortito qualcuno e... Vabbè, può capitare, dai. Già. Calmi! Già. Non mi fate arrabbiare, però, Allora. Stiamo andando bene, sta andando tutto bene. Questo è il nostro terzo tentativo, quindi collaboriamo. Bene, vuoi venire a vederlo dall'alto adesso? Fai vedere? No, aspetta, prima sto coprendo qualche buchettino. Lo vedo abbastanza in alto, aspetta. Io mi faccio proprio delle scale. Ho avuto una paura incredibile. Uno mi sta facendo vedere il piccone e per poco non me lo dava in faccia. Aiuto. Dai, comunque è stato tramortito uno che poi non è neanche morto. Quindi secondo me era qualcuno che stava scherzando tra di loro, capisci? Dai, sì, spero. Spara. Oddio, allora. Sentono altri sparare comunque. Già. Io vado più in alto possibile e mi godo lo spettacolo. So che avrei potuto coprire un altro po', ma tanto non bastava per coprire tutto. Oh mio Dio. Ma guarda che bello. No, Fere, Fere. Guarda. Eh sì. Guarda. Eh sì. Guarda. Ragazzi, sparano. È spettacolare. Bellissimo. Cioè, non c'è più la villa che fa troppo ridere. Lì sì, c'è ancora gente che ridere. Cerca di coprire ancora di più. Oh mio Dio, che meraviglia. Fa un effetto spettacolare. Da qui potrei sparare tutti. Vabbè, ma non ti devi mettere a sparare. Ma non è che devi iniziare no. sulla rista. Era cioè. Per dire. Comunque, secondo me la gente sta continuando a lavorare anche se arriva alla zona, perché vogliono cercare di coprirne il più possibile. Guarda che siamo senza dubbio a più di metà. Perché sto guardando bene dall'alto. Siamo a più di metà e non ho il minimo dubbio. All'incirca ti direi un 60-70% è coperto dall'acqua. E credo ci sia una roba come... Io continuo anche se arriva la zona, 4.000 pazienza. Materiali, una roba del genere. Vai, tutti. Guardate che poi come arriva la zona adesso.
E la gente continua a costruire, bravissimi. Guardali, bravissimi. Veri eroi. Veri eroi, veri eroi, veri eroi. Nonostante tutto, nonostante senza la morte, paura. La tempesta continuano. Esattamente, senza niente, nessun tipo di paura. Niente, non ho altri materiali e vabbè. Adesso vabbè. Scendo anche io. Metto gli ultimi due che posso. Anzi, ne posso mettere i tura tre. E poi niente. Aspetteremo di morire insieme a tutti gli altri, sì. Con un progetto però fantastico. Però è bellissimo, cioè, ne vale cioè, allora la pena. Se guardi questa zona del lago che è quasi interamente ricoperta, è bellissimo, bellissimo. Lo so, è davvero un bel lavorone. E poi pensa, immaginate in un game normale, arrivi al lago del bottino, fai uff, devo passare per l'acqua, bello. Invece no, invece no, è tutto coperto. È bello, tutto coperto. Bello. Ok, e quando riesco a coprire, guarda che fastidio, i buchi. Quanto vi danno fastidio, eh? A te danno fastidio? Sì. Io sono di fronte a te, siamo rimasti solo noi, penso che siano tutti scappati, Steph. Ciao Fere, no, c'è gente che si butta i tuoi in acqua. E Creeper sta continuando a costruire. Guardali, proprio fino all'ultimo. Fino all'ultimo, non gliene grandi, frega nulla, grandi, è giusto grandi. Così sì, è giusto così. E adesso io direi che si balla. Fino alla fine. Fino alla fine. Proprio il ballo giusto questo, perché è il ballo dei morti. Sì, beh, benissimo. Out of zone ci sta davvero bene. Eh certo. E poi se vuoi ti faccio anche la mossa segreta. Olè, bella quella. E poi torno a ballare. Fatto bene a prenderla. Sono davvero soddisfatto. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Non pensavo saremmo riusciti ad andare così avanti. Ed eccoci morti. Siamo arrivati come team. Fammi vedere, sono curioso. Morire. E terzi. C'era pochissima gente viva.